Nella mia esperienza ormai trentennale di giornalista, io non ho mai visto tante bugie e tante, come dire, concordi bugie, unanimi bugie. Cioè, gli italiani hanno vissuto questi mesi nella più colossale menzogna mai raccontata in simultanea da tutte le televisioni e da tutti i giornali italiani. Salvo uno o due eccezioni. Allora, il mio lavoro oramai in quell'area dura dal febbraio 2014, quando mi recai per la prima volta a Kiev durante gli scontri di Maidan. E, atterrato all'aeroporto di Kiev, la prima anomalia che ho riscontrato fosse che la città era apparentemente tranquilla, come se non stesse accadendo nulla. E questo cozzava, diciamo, decisamente con le immagini che provenivano dai TG, perché le immagini che provenivano dai TG ci riferivano di un paese sconvolto e che si stava rivoltando interamente contro il presidente Viktor Yanukovych. Ma sul campo, come si suol dire, la situazione era ben diversa, in quanto la città scorreva normalmente, il traffico era intenso, le persone andavano a lavorare, i bambini andavano a scuola, i negozi erano aperti e quindi appena arrivato mi chiedevo se non fosse finito tutto, perché dalla televisione, diciamo, questo non, dai giornali, insomma, dalle fotografie sui giornali, sui siti, su New York Times, Guardian, eccetera, l'immagine del paese era completamente diversa, anzi poi si tentava di far coincidere l'immagine del paese con le immagini di Kiev, e le immagini di Kiev, solo le immagini, in quella che poi ho scoperto essere un'area molto ristretta attorno ai palazzi governativi. Per capire se avete percepito quello che percepisco io, cioè che in Ucraina è cominciata la terza guerra mondiale, non lo sa nessuno, di questa parola si ha paura. Ma io sono convinto che in Ucraina si sta giocando una partita che deciderà il futuro nostro e dei nostri figli. Non è una crisi regionale, non è una piccola cosa che è accaduta lì per caso perché c'erano delle tensioni, è stata voluta. Il colpo di Stato in Ucraina del 23 febbraio di quest'anno è stato organizzato negli ultimi 3 anni in modo sistematico. Ci hanno investito 5 miliardi di dollari per organizzare i nazisti al centro dell'Europa. Dico nazisti perché le due forze principali che hanno realizzato il colpo di Stato a Kiev sono due partiti nazisti. Uno si chiama Svoboda ed è un partito nazista dichiarato. E l'altro si chiama Settore Destro, che è un partito nazista dichiarato. Lo dico io, lo dicono loro. Svoboda, che è un partito che ha preso il 20% alle elezioni, cioè un partito di massa in un paese di 40 milioni, 45 milioni di abitanti, è un partito che ha il suo ritratto principale, è Stepan Bandera. Stepan Bandera era capo delle SS, delle Waffen SS naziste, ha ucciso 200.000 ebrei, ha fatto fuori 150.000 polacchi. È un nazista e questo è il loro eroe nazionale, anzi non è il loro eroe nazionale, è l'eroe nazionale dell'attuale Ucraina, del governo ucraino. Voi non avete visto niente di quello che è accaduto là. Ciò che avete visto nelle televisioni italiane è totalmente falso, fin dall'inizio era falso. Tutti i telegiornali mostravano che cosa? Mostravano nella Euromaidan, che vuol dire piazza Europa, va bene? Mostravano quello che tutti i telegiornali definivano il popolo ucraino. E diciamo che per me Kiev è stato una sorta di laboratorio a cielo aperto di questi meccanismi, perché li ho vissuti sulla mia pelle, nel senso, io sono partito da qui con un'immagine, con un frame, con un quadro nella mente. Quando sono arrivato lì, l'immagine che era di fronte ai miei occhi non corrispondeva con l'immagine che io avevo nella mia mente. Questo ti pone subito delle domande, ti pone degli interrogativi. Quando poi, il giorno successivo al mio arrivo, mi sono recato nelle zone, a quel punto ho cominciato a vedere quello che vedevo in televisione. Ma quello che vedevo in televisione, anche lì, le inquadrature si soffermavano sui manifestanti con il caschetto da operaio, con i vestiti civili, eccetera.
Ma se ne vedevano pochi di quelli che in realtà stavano scontrandosi con la polizia, che in realtà erano gruppi paramilitari di estrema destra, ben addestrati, che si sapevano ben muovere sul campo, che sapevano come costruire una barricata, sapevano come attaccare la polizia, come ritirarsi, lanciavano bottiglie Molotov, sassi, in alcuni casi sparavano anche contro Ma la che era il polizia. popolo ucraino quello? C'erano 20.000 persone, di cui 15.000 erano pagate, e in mezzo c'erano i nazisti armati. Ma questi non li avete visti nelle televisioni italiane? Non avete visto che sparavano sulla gente, che sparavano sui poliziotti? Non l'avete visto? Non avete visto nelle televisioni italiane le immagini di questi signori pacifici che rappresentavano il popolo ucraino, che andavano in piazza con i lanciafiamme? E Cioè invece. io mi sono trovato lì in mezzo ai manifestanti, sia dal lato della polizia sia dal lato dei manifestanti. Ho visto la polizia stare ferma sotto la neve, sotto la pioggia, a difesa dei palazzi. Ho visto i manifestanti stare sulle barricate, essere riforniti, essere forniti di elmi militari, di maschere antigas. E la domanda che mi facevo sempre era chi pagasse il conto di tutto questo, perché insomma. Gestire una situazione di questo tipo comporta dei costi sia organizzativi che proprio di esborso di denaro notevole. Poi ci fu la sparatoria. In quel giorno, poi le cifre non sono mai state chiarite con esattezza. Si parla di più di 70 morti tra i manifestanti, ma anche tra gli uomini delle forze dell'ordine. Io che ero lì, sinceramente non riuscivo a rendermi conto della provenienza degli spari, perché io feci una foto che secondo me è molto iconica, in parte fortuita perché è uno scatto singolo di uno sguardo di un ragazzo che con terrore cerca di capire da dove vengano gli spari della polizia. La cosa assurda è che il suo sguardo non si rivolge verso dove era posizionata la polizia, ma verso l'hotel Ucraina che era alle nostre spalle, perché anch'io capivo che gli Chi spari. c'era nell'hotel Ucraina, per quello che sapeva di voi? Allora, l'hotel Ucraina di fatto era la base dei ribelli, nel senso dei manifestanti, perché lì c'era il loro ospedale da campo, da lì partivano le squadre, da lì c'era probabilmente il centro di comando. E gli spari provenivano da uno dei piani elevati. È interessante notare che esiste un video della BBC, che è facilmente visibile sul web, in cui il reporter della BBC con il suo operatore, anzi il reporter indica all'operatore, contando le finestre, qual è la finestra dalla quale lui riesce a intravedere la canna di un fucile. What is that? Huh? That window? Yeah. Facing directly to us? Yeah. Fuck! Okay, get the fuck out of here. That is coming straight out of that window. Which one? Up The there, hotel. okay. Yeah, our hotel. That window. Which one? Okay. One, two, three, four, fifth row from the left. Second from Who the goes top, that one that way? was open. Fucking fired at us. Well, I don't think he fired at us, actually. And it might, Right. who knows who, which side it was. Who the fuck's firing at us? This is obviously no kind of protection at all, yeah, but at least you can't be seen. Decine di poliziotti bruciati in piazza dai lanciafiamme dei pacifici dimostranti ucraini. Questo è quello che avete saputo dalle nostre televisioni italiane. Chiedetevi come mai tutti i sette canali televisivi italiani vi hanno raccontato per 3 mesi di seguito una menzogna clamorosa, proteggendo i nazisti che realizzavano il colpo di Stato organizzato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America. Tutto quello che dico è dimostrato ed è dimostrabile. In Ucraina c'è il nazismo. Poi c'è la famosa intercettazione che poi è stata pubblicata, mi sembra, dal ministro degli esteri estone o il ministro dell'interno estone e Missy Spech, cioè l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, in cui lui affermava di avere le prove che a sparare fossero gli spari in gran parte venissero dalla parte dei manifestanti.
Poi c'è l'indagine, l'inchiesta che è stata condotta recentemente da Gian Michalessin per il giornale, in cui lui è riuscito a scovare, diciamo, alcuni dei cecchini georgiani, i quali hanno testimoniato al giornalista di essere stati pagati, mi sembra, 5.000 euro per appunto sparare sui manifestanti e di fatto creare un casus belli. Lo capite? E avete sentito tutti i racconti che avete sentito? Qual era il leitmotiv di questi racconti? La Russia, o meglio, Putin ha aggredito l'Ucraina, Putin ha occupato l'Ucraina. Ma non l'avete visto ieri come ha occupato Putin l'Ucraina? L'avete visto ieri? Dov'è Poroshenko? È seduto al tavolo insieme agli uomini dell'Europa. L'Europa stringe la mano a Poroshenko. E in questo momento l'Ucraina non è stata occupata dai russi e da Putin. L'Ucraina è occupata direttamente dagli Stati Uniti d'America. Il marcio sta qui, in Europa. Noi abbiamo un paese che pretende di entrare in Europa ed è un paese che è governato dai nazisti. E i nazisti sono stati al potere, sono stati portati al potere in Ucraina direttamente dagli Stati Uniti d'America. Ma come, volete portarci la NATO fin sotto casa? La Russia deve reagire, deve accettare questa situazione? Qualcuno realisticamente pensa che Putin può accettare di avere la NATO 500 km più vicino a Mosca? Allora, gli americani fecero scoppiare la crisi nel 62 perché non volevano i missili russi vicino a casa, e adesso è esattamente il contrario. Allora ci fu uno scontro durissimo tra Kennedy e Khrushchev. E la cosa finì, per nostra fortuna, perché forse non saremmo qui, nessuno di noi, senza che partisse un solo missile. Attenzione, perché di nuovo siamo nella situazione invertita. Adesso gli americani, la NATO, cioè gli americani e noi, siamo direttamente a confronto con i russi. Non c'è più nessuna mediazione. Abbiamo rotto tutte le barriere, noi occidentali. Noi dobbiamo capire che la questione ucraina, per noi europei soprattutto, è una questione capitale, cioè non è un evento secondario. Innanzitutto parliamo del primo conflitto armato dell'Europa del XXI secolo. Parliamo di confini con la Russia. Ai confini con la Russia, ma a 3 ore di volo da casa nostra, dove c'era gente che viveva assolutamente come noi, che nel 2012 hanno ospitato gli europei di calcio di Ucraina e Polonia, dove c'era un aeroporto costato 500 milioni di euro che è completamente ridotto in macerie. E tutto questo a noi ci riguarda molto da vicino. Tutto questo ha determinato le sanzioni contro la Russia. Se mi è permesso un ulteriore giudizio personale, io penso che lo scopo della guerra in Ucraina fossero le sanzioni contro la Russia, cioè il colpo di Stato che è stato fatto in Ucraina è stato fatto perché si sapeva assolutamente che la Russia non poteva strategicamente rinunciare alla Crimea e che quindi sarebbe successo quello che è successo con la Crimea. Il Donbass è più un vaso di goccio tra i vasi di piombi. Alla Russia interessava la Crimea, non tanto il Donbass, perché una volta che perdi l'Ucraina, perdere il Donbass non cambia niente. Certo, loro hanno a cuore le popolazioni russofone, che di fatto sono russi, che hanno sempre vissuto lì. Sicuramente la Russia ha a cuore queste persone, però secondo me il gioco non vale la candela per avere le sanzioni ed avere tutto il mondo contro. Quello che interessava era la Crimea per via della base che sta lì da sempre praticamente. Quindi di fatto io mi sento di poter dire, senza tema di essere smentito, che in Ucraina è iniziata la nuova guerra fredda. Senti, dopo il 2014 sei tornato in Ucraina. Come l'hai trovata? Che Ucraina hai visto? Che ucraini hai trovato? No, allora, la cosa che è interessante dire è che dopo il 2015 io mi recai, abbiamo detto, la prima volta nel 2014, poi tornai subito nel febbraio 2015, quando la guerra già era scoppiata, e prima di partire ricevetti una lettera. Nel 2015 io partii e atterrai a Kiev, mi accreditai presso il ministro del Ministero degli Interni ucraino, quindi tutto in regola, e mi recai nel Donbass attraversando il confine dall'Ucraina governativa. Mi recai nel Donbass, documentai la guerra, parliamo del periodo della battaglia di Debaltseve, parliamo di Donetsk con forse 100.000 abitanti su 2 milioni, parliamo di bombardamenti quotidiani con Grad, Huragan, con pezzi di artiglieria da 122, da 152 mm, parliamo proprio di guerra totale. Mi trovavo in questa situazione, ma diciamo che è stato fatto tutto in regola. Io avevo l'accredito del Ministero degli Interni, avevo i timbri dei checkpoint al passaporto,
Adesso ve la faccio breve, poi magari ci ritorniamo sopra. Tornai in Italia e dopo poco tempo fui convocato dal Ministero degli Esteri italiani, che aveva ricevuto un'informativa dai nostri servizi segreti in Ucraina, che dicevano che il mio nome era finito su una lista, che non era la classica lista che era su internet con tutti i giornalisti, ma una seconda lista, in cui si diceva che i servizi segreti italiani mi sconsigliavano caldamente di non tornare nell'Ucraina governativa. Mi sconsigliavano caldamente. E alla mia domanda ho detto: perché, che cosa mi potrebbe succedere? Dice: sicuramente non ti arrestano, ma magari ti trovano una bomba a mano in albergo. Queste sono le parole del funzionario, adesso non ne faccio il nome, del Ministero degli Esteri italiani. Questo perché probabilmente non volevano che i fotografi, i giornalisti documentassero quello che stava avvenendo in Donbass. Probabilmente non si voleva questo, si tentava di scoraggiare, perché l'unico canale per arrivarvi ufficialmente è il canale governativo, passando per l'Ucraina ufficiale. E altre persone andavano, io all'epoca non ero entrato dalla Russia, ma ero entrato proprio dall'Ucraina governativa, quindi a maggior ragione non c'erano elementi per dire che io avessi compiuto un qualcosa di illegale. La cosa che a me più impressiona è che quando io intervisto la popolazione in Donbass, magari sulle autorità adesso separatiste delle repubbliche, ne dicono di tutti i colori, ma nessuno si azzarda a dire qualcosa contro il governo ucraino, hanno il terrore. Soprattutto gli anziani che fanno avanti e indietro magari per andare a prendere la pensione, soprattutto le persone che lavorano in Ucraina. Chi ha affari o transita dall'Ucraina governativa a quella separatista, e quindi il Donbass e quindi le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, chiunque faccia questo tragitto ha il terrore di parlare. Io adesso sto girando un documentario, ho intervistato tantissime persone. Una persona che ho intervistato all'inizio si è lasciata andare, poi mi ha detto per favore non pubblicate questa cosa perché io potrei avere dei guai enormi. Giorgio Bianchi, fotoreporter, giornalista e documentarista, è stato bloccato ieri mattina all'aeroporto di Kiev. Per il governo ucraino è persona non gradita e per 5 anni non potrà fare ritorno in Ucraina, dove si stava recando per un documentario sul Donbass. Giorgio e la sua fotocamera hanno visto molte cose, come ad esempio ciò che è successo davvero a Maidan, cose che lui ci rivela in questa intervista esclusiva dove non nasconde nulla, neppure le sconvolgenti immagini che ha scattato. È facile allora capire perché Giorgio, in Ucraina, sia persona non gradita. È solo un altro modo per definire un testimone scomodo.